Allora, siamo qui con Cristian Rocca, direttore di Il, il nuovo magazine del Sole 24 Ore, è uno dei corrispondenti italiani più conosciuti negli Stati Uniti, nonché autore del blog Camillo, uno dei blog migliori in Italia che si occupano di Stati Uniti. Cristian, questa campagna elettorale ovviamente sembra essere, per certi punti di vista, un referendum contro o a favore di Obama, come è capitato anche da noi in Italia, del resto, durante gli anni di Berlusconi. Tu come valuti l'esperienza Obama? Pensi sia stato un fallimento e come secondo te la valutano gli americani questa esperienza? Le elezioni sono sempre un referendum sul presidente in carica, è stato così nel 2004 tra Bush e Kerry, lo era stato anche due cicli precedenti con Clinton. Peraltro è stato così anche 4 anni fa, quando non c'era nessun presidente candidato nella scheda elettorale, però Obama e i democratici hanno fatto una campagna contro il presidente uscente George W. Bush. A rispondere alla domanda come sono stati questi 4 anni di Obama è molto difficile. Obama, il mio giudizio, che può contare quello poco, è quello che Obama comunque è stato un buon presidente. È stato un buon presidente perché ha ereditato una situazione sia di politica estera che di politica interna economica molto difficile e ha utilizzato degli strumenti, peraltro messi in piedi dal suo predecessore, sia nel primo caso che nel secondo caso, ed è riuscito in qualche modo a frenare la deriva finanziaria che, quando si è stato eletto nel novembre 2008, sembrava potesse tra dei paesi finanziario e anche il resto del mondo. Sul fronte della politica estera ha condotto, ha avuto vari cambiamenti di linea, però tutto sommato ha portato al compimento della guerra in Iraq secondo un piano entro che era stato già stabilito da Bush con il governo Maliki iracheno. Ha continuato la guerra al terrorismo, probabilmente anche in modo più spietato di George W. Bush, facendolo quasi sempre con una guerra segreta, utilizzando i droni, utilizzando la CIA più che con le invasioni, vecchio stampo del suo predecessore. E sul fronte economico, appunto, come dicevo prima, è riuscito a tenere in piedi il sistema. Tutto questo ovviamente non ha accontentato tutti gli americani, anzi. Lui aveva promesso che se le sue misure fossero state approvate al più presto dal Congresso, il tasso di disoccupazione sarebbe sceso, aveva promesso che il GDP, come dicono qui negli Stati Uniti, sarebbe aumentato, invece tutto questo non è avvenuto. La crescita economica è molto bassa e la disoccupazione non è diminuita. Ovviamente, visti i risultati, non proprio ottimi, lui riceve delle critiche sia da destra che da sinistra. La destra dice non è in grado di fare il presidente perché non è riuscito a portare l'America fuori dalla recessione, e la sinistra dice non ha fatto abbastanza quello che doveva fare, quello che gli dicevamo di fare, cioè di intervenire con lo Stato, di spendere più soldi per far uscire l'America da questa situazione, e lui sta al centro, ma sostanzialmente non poteva fare altro che quello che ha fatto. Quindi secondo me il risultato è positivo, e il fatto che, nonostante questa situazione, lui comunque sia più o meno in vantaggio fino alle ultime ore del voto, questo significa che comunque non è andato così male. Ecco, hai citato l'economia. Molti esperti americani hanno detto che l'economia è stata probabilmente il fattore più importante in questa campagna elettorale. Sei d'accordo su questo punto? Sì, è stato l'unico, sostanzialmente. Si è parlato soltanto di questo. Romney ha provato a fare un referendum sul record di Obama, e fino alla nomina del suo candidato vicepresidente Paul Ryan non ha nemmeno offerto, un'alternativa, un programma alternativo a quello di Obama. Ha semplicemente detto Obama ha fallito.
basta vedere il numero dei disoccupati, basta vedere le fabbriche, le industrie che chiudono, i lavori che vengono spostati al overseas, fuori dagli Stati Uniti, e non si cura proporre un programma alternativo. Questa, perché è vero che gli africani sono insoddisfatti un po' del presidente, però vogliono anche un'alternativa chiara, visibile, e non c'era. Quando ha nominato Paul Ryan, che invece è un deputato noto, a differenza di Romney, per prendere decisioni molto forti, radicali, e che dividono, cioè sostanzialmente lui dice bisogna come prima cosa mettere a posto i conti, quindi tagliare il più possibile e riportare in parità il bilancio. È stata cosa che ha cambiato la strategia di Romney, perché appunto è passato improvvisamente dal non offrire un'alternativa e semplicemente dire Obama ha fatto male a dire invece no, bisogna fare questo e quest'altro sui programmi di Medicare, Medicaid e molti altri. Io riusciti un po' a frenare questa nuova strategia di Romney, dipingendo Ryan come un estremista e riuscendo a definire anche Romney come un estremista di destra. Tutto ciò ha funzionato perfettamente, i sondaggi erano straordinariamente a favore di Obama, fino a quando c'è stato il primo dibattito televisivo tra i due a Denver, e lì è cambiato tutto, perché Romney non solo è riuscito a essere più efficace e credibile del presidente, che quel giorno sembrava anche particolarmente stanco, quasi svogliato, ma soprattutto gli americani, che ancora tutto sommato non lo conoscevano, di fronte al presidente ha mostrato una faccia, diciamo, moderata, pragmatica, realista, e non è fuori, è diversa da quella che Obama era riuscito in modo capace a far passare, cioè quella di un estremista di destra. Invece si è visto un uomo moderato di centro, e è scattata qualcosa, gli americani hanno detto beh, Obama non va bene, però questo magari col suo atteggiamento pro business, con i suoi successi nel mondo dell'industria privata, forse può essere una soluzione alternativa. È solo grazie a quel dibattito è cambiata la dinamica, e vedremo se poi tra poche ore ci sarà il sorpasso o meno. Una domanda invece su quest'ultima settimana. Che cosa rimane ai due candidati da giocarsi? Nel senso, ormai la situazione sembrerebbe quasi, si sa che bisogna giocare su alcuni stati come Ohio, Virginia, Florida, quindi che carte possono ancora giocare i candidati? Possono ancora tirar fuori qualche coniglio dal cilindro, oppure bisogna semplicemente stare attenti che non intervengano fattori esterni come magari appunto l'uragano Sandy? I due candidati in questo momento non possono far altro che in quei in teoria 7, ma poi in realtà sono 3 o 4, 5 stati dove si decideranno le elezioni, portare i propri elettori. Questo è un paese che vota al 50-60%, cioè non ci sono percentuali molto alte come da noi, anche se ultimamente da noi si sono anche di parecchio abbassate, e quindi ciò che è importante è riuscire a portare i propri elettori al voto di martedì. Votare in America non è facilissimo, bisogna prima registrarsi, è quasi come le primarie del PD italiano, ci sono delle difficoltà si vota di martedì mentre la gente lavora, insomma è un po' complicato, quindi bisogna riuscire a portare i propri e quelli che tendenzialmente voterebbero per te ma magari hanno altro da fare e quel giorno decidono di non votare, anche perché poi ci sono code eccetera. Quindi diciamo quello che conta è affinare le tecniche di turnout, le tecniche di appunto di mobilitazione dei propri militanti, dei propri elettori nelle contee decisive all'interno degli stati decisivi per la presidenza. E quindi diciamo in questo momento in queste ore si gioca tutto su questo. Come organizzazione Obama sembra, diciamo, nettamente avanti rispetto a Romney, perché ha i 4 anni passati diciamo alle spalle di esperienza, 4 anni fa
vinse così prima le primarie democratiche e poi anche le elezioni, grazie a questa eccezionale mobilitazione dei militanti, e in questi 4 anni ha mantenuto, diciamo, vivo questo grande comitato elettorale. Romney è più in difficoltà su questo, ha meno uffici elettorali di Obama e così via. Ma c'è un'altra cosa che è quella che è stata raccontata in un libro molto interessante che si chiama The Victory Lab, di un giornalista intelligente che si chiama Sasha Eisenberg, secondo cui in realtà noi che seguiamo queste elezioni, lui compreso, che è uno di quelli che segue i candidati negli aerei, sta sempre a contatto con loro, in realtà non sappiamo niente di quello che effettivamente sta succedendo, perché ormai le elezioni, soprattutto queste elezioni che si decidono all'ultimo voto negli stati in bilico, nelle contee, come dicevo poco fa, dove appunto bastano centinaia di voti per andare a un candidato piuttosto che l'altro, ormai funzionano dei modelli matematici, vengono applicati dei modelli matematici per cui i candidati sanno già chi voterà per loro prima ancora che l'elettore abbia deciso in realtà su per chi votare, perché hanno dei modelli matematici per cui sanno che se tu con la tua carta di credito hai comprato quella rivista e hai fatto la spesa in un certo supermercato e vai a mangiare in un posto determinato, è più probabile, magari guidi una macchina di un certo tipo, è più probabile che voti per un candidato di destra piuttosto che quello di sinistra rispetto ad altri. Quindi nelle ultime ore, nelle ultime settimane, la campagna elettorale si concentrano, applicando questi modelli, nel tentare di far andare a votare le persone che e soltanto quelle che potrebbero votare per il proprio candidato. È uno scenario abbastanza intrigante, allo stesso tempo mette un po' di paura. Passo all'ultima domanda. Secondo te, visto che hai seguito a lungo diverse campagne elettorali americane, che similitudini si possono incontrare oggi tra le elezioni in America, incluse anche le primarie, visto che ormai le primarie fanno parte della politica italiana, e appunto le elezioni in Italia? Purtroppo nessuna. Le primarie del Partito Democratico sono la cosa più vicina a ciò che avviene in America da oltre 40 anni, però sono comunque una cosa un po' aleatoria, cioè fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno se si sarebbero fatte, abbiamo a un certo punto saputo una data, ma le regole non si conoscevano, tuttora non si sa se io e te volessimo andare a votare, dove bisogna andare a registrarsi, quando, perché, poi c'è un altro posto diverso per andare a votare. In America tutto questo è molto più, come dire, nella tradizione, è molto più professionale, e ci sono delle leggi, cioè le primarie sono in quasi tutti gli stati, come dire, regolate da leggi statali, non da i vertici e i comitati elettorali di un candidato temporaneamente alla guida del partito, che se le costruiscono, diciamo, secondo il proprio piacere, la propria convenienza. Ci sono delle leggi, si sa, posso dirti già adesso che le prossime primarie delle repubblicane e democratiche saranno nel gennaio del 2012 e si comincerà con il caucus in Iowa, e poi dopo ci sarà il New Hampshire, dopo ci sarà la South Carolina, dopo ci sarà la Florida, cioè sono delle cose che ben consolidate nella tradizione politica americana. Tutto ciò mi fa molto ridere, perché quando sento spesso dire che gli americani sono un popolo, diciamo, senza cultura, senza cultura politica, parlano di americanate anche legate alla politica come se fossero, diciamo, una in un'accezione negativa. Beh, insomma, questo è un paese che ha lo stesso identico sistema elettorale e istituzionale da 200 anni, da più di 200 anni, e soprattutto non l'ha mai cambiato, e noi negli ultimi 200 anni, beh, insomma, aprite un libro di storia a caso e vedete cosa è successo in Europa o soltanto in Italia negli ultimi 200 anni, guerre, cambi di regime, comunismi, fascismi, qualsiasi cosa, e stiamo sempre lì con i listini, le leggi di Porcellum, i cambiamenti, eccetera. Quindi, insomma, questo è un paese dove le regole sono al centro di tutto, e quindi
anche l'organizzazione della campagna elettorale dal punto di vista istituzionale è molto professionale e istituzionalizzato, ma anche dal punto di vista proprio della conduzione della campagna. Ci sono dei professionisti che fanno questo di mestiere, conducono campagne, fanno gli strateghi, creano gli spot, fanno i sondaggi, insomma non è una cosa lasciata al caso come da noi purtroppo, anche se c'è l'eccezione di Matteo Renzi, che ha cominciato per la prima volta a condurre una campagna di questo tipo e si vede, tanto si vede. Bene, ringraziamo Cristian Rocca per il suo contributo e gli diamo appuntamento per le prossime elezioni, magari per le prossime elezioni americane nel 2016.